A Cybertech Europe 2019 incontriamo Corrado Broli, Country Manager Italia di Darktrace, al quale ovviamente rivolgiamo una domanda, visto che siamo nel tempio della sicurezza, sulla sicurezza. Quindi le aziende, i vostri clienti e il vostro mercato, come è evoluto e come è anche involuto eventualmente? Ma il mercato è cambiato molto, in particolare in Italia negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione davvero importante, proprio a causa anche dei tantissimi attacchi che sono emersi negli ultimi tempi, e questo ha contribuito a rendere le aziende molto più sensibili rispetto ai problemi e alle tematiche della cyber security. Anche il GDPR ha avuto un'importanza notevole, perché ha costretto in qualche modo le aziende a dotarsi di tutti quegli strumenti, quelle soluzioni in grado di proteggere e di rilevare tutte quelle situazioni potenzialmente critiche che, se non corrette in tempi accettabili, possono degenerare e creare problemi enormi alle aziende, sia in termini economici che di immagine e reputazionali. Quali punti di forza o anche di debolezza ha riscontrato nel corso della sua storia lavorativa, diciamo, e diciamo attuale dentro appunto Darktrace? Ma l'azienda da quando è stata creata nel 2013, poi operativamente dal 2014, è cresciuta enormemente, sia come dimensioni che come contenuti. Peraltro la nostra è una piattaforma tecnologica per la cyber security che fa riferimento all'intelligenza artificiale e al machine learning. È una tecnologia, una piattaforma tecnologica che nasce proprio con l'intelligenza artificiale, non è un qualche cosa che è stato aggiunto successivamente, come peraltro tante soluzioni hanno fatto. La nostra nasce con l'intelligenza artificiale. E il gap tecnologico rispetto appunto a tante altre soluzioni che da un lato possono utilizzare approcci tradizionali, dall'altro sono evolute, ma il gap tecnologico di Darktrace rispetto alle altre è considerevole. Fra l'altro è stata rilasciata e viene rilasciata a brevissimo la nuova versione 4 di Darktrace, che comprende oltre 70 miglioramenti significativi della nostra piattaforma. E in particolare c'è il Cyber Analyst, che è una delle funzionalità più importanti che noi consideriamo appunto possa rappresentare un passaggio, diciamo, notevole, un salto tecnologico notevole rispetto alle soluzioni tradizionali. E in tutto questo si inserisce anche un discorso di canale, perché chiaramente la distribuzione avviene attraverso di loro, giusto? Darktrace è un vendor, quindi produce una piattaforma tecnologica, produce tecnologia. Questa poi può essere proposta in combinazione anche con dei servizi che i clienti normalmente richiedono da Darktrace stessa, oppure, come avviene in Italia in particolare, da partner, cioè da quelle aziende che sono fortemente riconosciute al mercato come esperte nella cyber security o comunque sulla sicurezza informatica, e che quindi sono in grado di garantire ai nostri clienti un livello di supporto, di servizio davvero molto elevato. Quindi la tecnologia sviluppata da Darktrace abbinata ai servizi proposti dai nostri partner rappresentano un connubio davvero straordinario che i clienti in Italia apprezzano davvero molto. I clienti, appunto, che tipo di reazioni, che tipo di richieste principali vi fanno i clienti oggi? A voi o anche appunto ai vostri partner che appunto implementano le vostre soluzioni? I clienti hanno bisogno di soluzioni che possano mettere al riparo il più possibile da tutti quegli attacchi, da tutte quelle criticità che affliggono le reti aziendali, non solo le reti aziendali a livello enterprise, ma anche i sistemi di controllo industriale, infrastrutture critiche. Quando parlo di sistemi di controllo industriale intendo dire protocolli SCADA, per esempio, ICS o quant'altro, Internet of Things. Ecco, Darktrace oggi sul mercato internazionale è l'unica soluzione in grado di indirizzare indifferentemente tutte queste tematiche, che sia enterprise, che sia industriale, che sia Internet of Things, poco importanza. Soluzione in cloud, dovunque ci sia del traffico di rete, Darktrace è in grado di monitorare questo traffico, di rilevare le anomalie, le criticità che possono essere presenti e che solo magari stanno cominciando a dare i primi segnali di criticità. Proprio per questo motivo Darktrace è in grado di intervenire in tempo reale, praticamente nell'arco di 2 secondi, Darktrace è in grado di rilevare queste situazioni potenzialmente pericolose e anche di contrastarle. Abbiamo il modulo, si chiama Antigena, in grado proprio di contrastare, a fronte della rilevazione da parte di Darktrace dell'Enterprise Immune System, Antigena è in grado anche di intervenire in maniera del tutto autonoma
per bloccare o rallentare un fenomeno malevolo, dando la possibilità a chi si occupa di sicurezza informatica all'interno dell'azienda di intervenire secondo gli accorgimenti che ritiene più opportuni. Secondo lei le aziende oggi hanno capito che sulla sicurezza si deve investire e che l'investimento è finalizzato a portare benefici al loro business, oppure sono ancora ancorate all'idea che la sicurezza sia un costo? In parte le aziende sono molto sensibili, il top management è molto più sensibile rispetto anche se soltanto a un anno fa. Le aziende si rendono quindi conto che un attacco, una situazione problematica all'interno dell'azienda può rappresentare un costo enorme, come dicevo prima, non soltanto a livello economico ma anche a livello di immagine reputazionale. Negli ultimi tempi sono emersi qui in Italia dei casi davvero eclatanti che hanno costretto aziende importanti, molto importanti, a bloccare praticamente l'attività produttiva a causa di questi problemi di cyber security. Dartrace quindi sta aiutando queste aziende, o comunque sta avendo un ruolo molto importante per dare alle aziende la possibilità di avere un livello di sicurezza mai raggiunto in precedenza.